Ciao a tutti, buongiorno e eccoci di nuovo qua. Questa volta in questo video vorrei leggere un estratto di Mai più senza, edito da Darzon Edizioni, un passaggio che ritengo significativo di quello che è il romanzo Mai più senza. Buon ascolto. La stretta fu breve, ma energica. A giudicare dall'abbigliamento, Greg avrebbe giurato che si trattasse di un boscaiolo o qualcosa di simile, magari un autotrasportatore nel giro della movimentazione del legname. Da quelle parti era forse un po' fuori luogo, dal momento che il commercio del legno era una peculiarità delle regioni più a nord. Ma di tanto in tanto capitava di incrociare qualche camionista di passaggio, e non era del tutto impensabile incontrare dei boscaioli che scendevano nel Delaware dai vicini Maine e New England. Un uomo che ha la testa altrove è di solito un uomo molto felice, oppure molto preoccupato, continuò Michael. Il barista arrivò e appoggiò la danese appena spillata davanti a Gregory, che subito l'allungò al vicino di sgabello. Insieme sollevarono i bicchieri e Russell propose: alla salute di entrambi. Gli rivolse un altro sorriso. Greg contraccambiò. Quel Michael Russell poteva essere un'ottima occasione per fare conversazione e passare del tempo con la mente sgombra. In fondo era sceso proprio per quel motivo, e non trovando Jerry, perché non farsi una chiacchierata con quello sconosciuto? Direi piuttosto la seconda, buttò lì Greg dopo una breve pausa. Come, scusa? Il mio caso, ho la testa altrove per alcune preoccupazioni, non certo perché sono un uomo felice, almeno in questo periodo. Michael Russell si fece serio e gli lanciò un'occhiata da sopra la spalla, poi ruotò sullo sgabello in modo da averlo quasi di fronte. Devo ammettere che un'aria stanca gli fece notare. Passò del tempo senza che Gregory rispondesse o desse un riscontro a quella constatazione. In cuor suo sapeva che era la verità. Anche a sua madre, al telefono, aveva detto che tutto girava per il verso giusto, quando invece la realtà era un'altra. Ma Michael Russell, un perfetto sconosciuto che non avrebbe più rivisto, perché mentire? Davanti all'apparente silenzio di Greg, Michael gli si fece un poco più vicino e aggiunse: «Ehi, se preferisci finisco la birra e tolgo il disturbo». Resta, fare due parole con qualcuno è quello che mi serve. Michael puntellò le gambe, avvicinò di una spanna lo sgabello e tornò a voltarsi verso il bancone. Momento difficile, gli domandò poi. Credo che chi guardi la mia vita da fuori non sappia trovare qualcosa che non va. Ho un buon lavoro, le soddisfazioni in teoria non mi mancano e nemmeno gli amici. Amici che quando chiami corrono, capisci? Donne ne ho avute e ti posso assicurare che di occasioni non me ne mancano. Problemi di denaro non so nemmeno cosa siano, tutto regolare, insomma. Ma un sottile senso di disagio lo attraversò. Era stata forse l'idea di turbare chiunque gli potesse stare vicino ad avergli fatto erigere una sorta di barriera impenetrabile? Certo che no, nessun pensiero altruistico del genere, semplicemente provava vergogna. Nutriva una vergogna intrisa di amarezza e allo stesso tempo c'era pena nei suoi stessi confronti. Non riusciva ancora a comprendere quali radici potessero avere tutte quelle sue sensazioni. E tutta quella sorta di incertezza non faceva altro che nutrire qualcosa che sembrava un circolo vizioso, alimentando sensazioni troppo forti che lo stavano isolando da tutti, e forse anche dalla realtà, almeno a giudicare dall'accaduto della mattinata prima nel bagno dell'autosalone. Quanto e cosa ancora poteva sopportare prima di perdere del tutto il controllo? Qualcosa si è inceppato, proseguì fissando per un attimo il volto spigoloso di Michael. L'altro annuì con aria seria, buttò giù un altro sorso di birra e si lisciò di nuovo i baffi. Cercò quindi di spronare Greg. Non esattamente nella tua vita, ma immagino qui, e si batté con i polpastrelli dell'indice del medio la fronte. Non saprei, ma credo di sì a questo punto. Parlare con quel tale non gli dispiaceva affatto, almeno questa sicurezza se la poteva concedere. Sapeva ascoltare senza pressione, poneva le giuste domande senza fretta, almeno per il momento. Lo conosceva da un quarto d'ora, ma aveva la sensazione di esserci stato assieme da parecchio tempo, da una vita. La sicurezza di non averlo mai visto non era in discussione, ma si era instaurata subito una certa affinità forte ed elettrizzante. C'era poi un'altra cosa che in parte lo rassicurava, un'altra certezza che non temeva di essere confutata. Non sapeva bene cosa lo spingesse a crederci con tanta convinzione, ma non importava. Gli avrebbe potuto parlare a ruota libera, gli avrebbe potuto vomitare addosso tutto il suo malessere perché poi non lo avrebbe mai più rivisto. Alla fine, cosa aveva da perdere?
ti senti demotivato in tutto ciò che fai, ti capita di reagire in modo, diciamo, esagerato quando non riesci più a tenere dentro la pressione. E a giudicare la faccia che ti ritrovi, la scorsa notte non hai chiuso occhio. Il tuo sonno è senza sogni e forse la tua vita è senza sogni, continuò per lui Michael, nello stesso tono che aveva tenuto sin dall'inizio, calmo ma fermo. Su quelle ultime parole a Greg parve di notare come un guizzo negli occhi dell'altro. O forse era stata solo una sua impressione, magari un riflesso, oppure la bassa illuminazione del locale che gli aveva giocato un piccolo scherzo? Strizzò gli occhi, che nel frattempo gli si stavano facendo pesanti. Ripensò alle lacrime durante il tragitto da Newcastle fino alla taverna e gli parve che all'improvviso un'altra manciata di sabbia gli fosse stata lanciata negli occhi. Aveva pianto ricordando i pensieri di morte che lo avevano investito la notte scorsa con la forza di un treno merci impazzito. All'improvviso qualcosa cambiò, con un piccolo clac, una porta si schiuse da qualche parte nel suo inconscio. Tutto d'un tratto sentì di non volersi spingere oltre, nemmeno con quel tale che non avrebbe rivisto mai più. Una dormita è quello che mi ci vuole. Una bella dormita e una lunga vacanza, tutto qui, cercò di minimizzare. Michael lo sorprese, inarcando un sopracciglio e piegando verso il basso un angolo della bocca. Questa volta il suo sorriso fu più mesto, aveva qualcosa di meno conciliante e la sensazione di pacatezza che emanava risultò più sbiadita. Sembrava quasi disgustato. Michael Russell, guardando dritto davanti a sé, gli domandò: Lo credi davvero? Greg pensò che forse aveva fatto centro. Gregory credeva sul serio che un po' di stress potesse portare una persona a vedere un fantasma, il proprio fantasma, in uno specchio. Era stato davvero lo stress a farlo vibrare come una pentola a pressione qualche sera prima? Era davvero tutto sotto controllo come aveva voluto far credere a Vince? E ancora, tutte le persone sotto stress passano la notte intera pensando come possa essere la morte? No, fu la risposta. Senti, Michael, io e te non ci rivedremo più dopo questa sera. Lo disse, ma un'infinitesima sensazione di dubbio gli provocò una breve pausa di sospensione e un brivido tra le scapole. L'altro rimase impassibile con gli occhi sulla birra davanti alle mani. Greg continuò: Sì, ti confesso che di questi tempi alzarmi la mattina non mi fa impazzire di gioia. E non credo di amare di più il mondo se quando apro le persiane brilla il sole rispetto a quando viene giù il cielo. Dovrei essere sollevato all'idea di avere un paio di amici con le palle che si preoccupano per me, ma in realtà detesto quando mi guardano in quel modo, specialmente Vince. E ti confermo che una sera di queste mi sembrava di esplodere, sai, come un palloncino troppo gonfio. E mi sembrava di andare in pezzi solo ascoltando il ticchettio della sveglia. Il tono sarcastico di quello sfogo conteneva anche una vena di frustrazione. Greg faceva fatica a riconoscersi. Cosa gli stava capitando? Amava stare all'aria aperta. Ogni giorno, almeno fino a non molto tempo fa, riteneva un appuntamento imprescindibile la mezz'ora abbondante di corsa di bicicletta, il risveglio dopo cena, a seconda della stagione. Gli piaceva il suo lavoro e ne aveva sempre tratto parecchie soddisfazioni. Provava piacere a flirtare con le donne, cosa che spesso gli capitava senza neppure rendersene conto. Aveva degli amici incredibili con i quali da sempre condivideva tutto, quel tipo di amici con i quali più delle volte si capiva anche senza la necessità di parlare. Come poteva essere che tutto ciò stava sbiadendo in un'anonima scala di grigi, tesa verso tonalità sempre più cupe? Forse non ci crederai, ma posso capirti. Un sorriso ancora più sarcastico, ancora più intriso di frustrazione, si disegnò sul volto di Greg, su quel viso che, sotto la luce delle lampade del locale, appariva tirato e indurito come una maschera di cera. No, Michael Russell non poteva capire, nessuno poteva capire. Da quanto tempo stai andando avanti così? Insistette guardandolo negli occhi. Gregory cercò di sfuggire con lo sguardo a metà strada tra l'ammonitore e il divertito. Il brusio del locale sembrava sempre più vago. Il mal di testa si stava trasformando in un ritmico pulsare delle tempie, come quella sensazione strana ma eccitante che gli capitava spesso quando era ragazzo, seduto in uno dei carrelli delle montagne russe, lungo la lenta salita che conduceva il convoglio sulla sommità della struttura. Si sentiva come se quel viaggio, a tutta velocità, ancorati a nesi di lingua d'acciaio, potesse davvero avere inizio da un momento all'altro. E se doveva essere, che fosse? Si aggrappò alla bara di metallo in attesa della discesa da imboccare e rispose: Un paio di settimane, forse un mese o giù di lì. Era possibile continuare a mentire, nonostante i buoni ripropositi? Ne seguì una risata distorta da parte di Michael, un suono carico di qualcosa di molto simile allo scherno. Quella risata ebbe l'effetto di dare un altro strattone verso l'alto al convoglio.
Greg poteva quasi sentire l'aria tra i capelli, la stessa che da ragazzo lo riempiva di adrenalina e lo caricava di attesa. Michael lo fissava con quegli occhi scuri e quel volto spigoloso, che a Greg davano l'impressione di essere severi e benevoli allo stesso tempo. «Da quanto?» «Non lo so esattamente», rispose alzando le spalle. «Mesi, Gregory? Io credo anni». Cosa poteva saperne quello sconosciuto? «Situazioni come la tua si trascinano per molto tempo, ma arriva un momento in cui devi prendere una decisione». Il volto di Greg era immobile, sembrava quasi che quell'uomo potesse leggergli dentro. «E se ci fosse passato anche quel tizio prima di lui?» «Era da tempo che non mi accadeva di pensare a qualcosa di così angosciante», disse Gregory mentre vedeva il culmine di quella montagna russa venirgli incontro. Michael annuì come per incoraggiarlo a parlare. Alle loro spalle il vociare della gente, il tintinnio di bicchieri e piatti spostati, il rumore del legno sotto le suole delle scarpe erano diventati suoni lontani e alieni. «Era come se lui e Michael Russell si stessero allontanando. Così buio», proseguì Greg, nonostante la gola riarsa che gli rendeva difficile tenere un tono di voce normale. «Il nero e il silenzio sono cose impossibili da accettare, fanno impazzire. All'inizio pensi che sia come chiudere gli occhi ed essere in una stanza buia e priva di rumore». Fece una pausa e declutì, gli occhi fuori dalle orbite. La secchezza in fondo alla gola era quasi dolorosa. Il convoglio era davvero prossimo al culmine. A breve sarebbe arrivato quell'intenso istante di sospensione, il momento in cui la salita termina e sei consapevole che il mondo sta per iniziare a scorrerti di fianco a una velocità impensabile lungo quella sottile striscia d'acciaio, l'unico vincolo tangibile con il suolo. L'unico vincolo tangibile con la realtà. Niente di più sbagliato, ti spingi un poco oltre e senti che quel buio e quel silenzio sono neri, sono inconsistenti, non esistono punti di riferimento, non hai occhi, non hai orecchie, assolutamente nessun odore, il gusto non esiste e quel nero non può nemmeno essere annusato, toccato. Il concetto di tatto non è previsto, tu non esisti, sei solo parte del nero. Ma sai qual è la cosa che più manda in orbita il cervello quando arrivi a quel punto? La discesa era iniziata, l'aria in faccia gli toglieva il respiro, era su una montagna russa infernale. «La coscienza», concluse Michael. Un brivido gli percorse il corpo, violento e incontrollabile, diritto dalla nuca giù lungo ogni nervo. Il movimento delle mani che ne scaturì fu improvviso e con la punta delle dita urtò il bicchiere di birra. Fu per un miracolo che non si rovesciò. Con notevole sforzo cercò di controllarsi. Quando gli parve di riuscirci, annuì a quel suo nuovo amico. Nessuno dei due guardò l'altro. Poi Greg raccolse le forze e riordinò le parole. «Hai ragione, Michael». Ricordò la notte precedente e ricordò le decine di notti di parecchi anni addietro. Frequentava le scuole medie. Ce n'erano stati altri di episodi come quello, ma era sempre riuscito a scacciarli e rinchiuderli nelle segrete del suo cervello. Fino ad ora. Il silenzio di Michael era un invito a continuare. Immaginare di essere in una specie di nero liquido dove non ci sono rumori, niente di niente, trovarsi avvolto senza limiti di tempo. Insomma, credo che in quel buio, in quel silenzio non esista un tempo, ma averne coscienza. Avere ancora qualcosa che rimane intrappolato, essere cosciente di tutto ciò, è questo che ti frigge il cervello. Non c'era incertezza nella sua voce, solo la sensazione di avere le fiamme dell'inferno nella gola e la bocca dello stomaco. Non c'erano lacrime sul suo volto, solo un'espressione terrorizzata e terrificante. L'espressione di chi ha visto la morte in faccia, di chi l'ha vista nel pieno delle sue forze, concluse senza proferire parola. Dalla bocca di Michael partì una risata all'apparenza divertita, ma che in verità nascondeva una strisciante amarezza. Greg ne colse ogni sfumatura. Quando l'altro smorzò e poi spense del tutto quella reazione, Greg aveva il volto del colore di un lenzuolo d'ospedale. Il convoglio sul quale viaggiava la sua mente era lanciato a tutta velocità, senza controllo su quella demoniaca montagna russa. Curvava improvviso, superava un dosso che gli spingeva le budelle su fino alla gola, poi fendeva l'aria in linea retta e nello spazio temporale di un battito di ciglia incontrava la curva successiva. «E tu hai creduto di poterti attaccare alla vita con le unghie? E quindi di poter risolvere tutto? E lo credi ancora possibile oggi come allora?» gli chiese a bruciapelo. Poi ci fu un'altra risata, questa volta meno divertita, decisamente più cupa. Proprio questo aveva fatto Gregory in passato. Aveva stretto i denti, aveva pianto lacrime silenziose, lacrime di un ragazzo seduto nel cuore della notte nel proprio letto bagnato dal suo stesso sudore. Anche allora aveva stretto le mani sulla barra d'acciaio del suo carrello, lanciato su quella sua personalissima montagna russa. Che ne dite? Sono riuscito a farvi venire una certa curiosità? Io direi che possiamo fermarci qui, anche perché la parte che segue è forse il cuore
di tutto mai più senza. Cos'altro aggiungere? Buona lettura. Grazie, ciao a tutti e buona giornata.